In questo infoclip ci chiediamo se il Parlamento europeo faccia andare verso destra dopo le elezioni europee. Il Parlamento europeo è un'istituzione di tipo parlamentare dell'Unione europea. Rappresenta i popoli dell'Unione europea che eleggono direttamente i deputati. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa dell'Unione assieme al Consiglio dell'Unione europea. Adesso ci sono più di 750 deputati nel Parlamento e 9 gruppi politici. Finora i partiti AfD e Lega erano membri di gruppi politici differenti. In occasione dei risultati dell'elezione europea nel 2019, i capi dei partiti di destra hanno progettato una collaborazione nuova. I due leader, Jörg Meuthen e Matteo Salvini, hanno annunciato di creare un gruppo politico nuovo. Ci si chiede se ci sarà un rischio che questo nuovo gruppo politico faccia andare il Parlamento verso destra. Quali sono le comunanze e le differenze tra l'AfD e la Lega? A lungo termine, entrambi i partiti progettano di lasciare l'Unione Europea e ritornare alle valute nazionali. Sono interessati ai vantaggi della Confederazione dei Stati, ma non a quelli dell'Organizzazione Comune della Burocrazia, perché pensano che la burocrazia freni la velocità e la dinamicità dell'economia. Credono invece sia meglio creare una zona di libero scambio per fortificare i mercati e i prodotti nazionali. Entrambi hanno paura di perdere le indipendenze nazionali e le loro proprie identità nazionali. Hanno timore dei valori culturali, sociali e religiosi che sono differenti dai loro, per esempio a causa dell'immigrazione. Sia la Lega sia l'AfD hanno paura di perdere il controllo delle frontiere nazionali. Inoltre, entrambi sono preoccupati per la perdita dei posti di lavoro e lo standard sociale. Ma ci sono anche delle posizioni che potrebbero causare dei conflitti tra i due partiti. L'AfD critica la disciplina del denaro e la sua distribuzione ai stati indebitati, come l'Italia, e pensa che Germania paghi troppi soldi per gli altri paesi. Secondo l'AfD, le banche tedesche e i contribuenti non dovrebbero essere garanti per le banche dei altri paesi in Europa. Quindi, cosa possiamo dire? È improbabile che riusciranno a cambiare l'Unione Europea. Ci sono troppe differenze in molte questioni.